Molti mi hanno chiesto come riuscire a migliorare l'elasticità e la muscolatura del proprio cavallo. Uno dei principi cardine per riuscirci è la decontrazione, che è il secondo punto della scala del training, ovvero quella scala che ci indica un corretto addestramento del cavallo. La decontrazione è fondamentale in ogni disciplina equestre. Per capire bene la decontrazione, proviamo ad immaginare l'energia propulsiva del cavallo come un fascio che parte dal posteriore e arriva sino alla bocca. Beh, un cavallo è realmente decontratto quando questo fascio d'energia lo attraversa senza nessun impedimento. Per questo un buon lavoro in decontrazione punta ad abbattere le resistenze fisiche e mentali del cavallo, predisponendolo così al lavoro. Per mia esperienza, il miglior modo per insegnare ad un cavallo a decontrarsi è lavorare molto sulle transizioni. Questo perché insegniamo al nostro cavallo ad attivare il posteriore e così facendo lo incentiviamo ad andare a cercarsi il contatto lui stesso verso il filetto o il morso. Nel momento in cui il cavallo cercherà il contatto sul filetto, dovrai però essere pronto a cedere con la mano per far sì che possa distendere l'incollatura verso il terreno e rilassare e sollevare i muscoli della schiena. La ceduta di mano è forse l'aspetto più importante di questo lavoro. Questo perché dobbiamo immaginare la mano che non cede come se fosse un muro. Questo muro va a porsi a metà del fascio d'energia, impedendo così che possa scorrere nella direzione corretta. Quando questo fascio d'energia non scorre nella direzione corretta, è il momento che nel cavallo nascono le rigidità, e queste rigidità si manifestano in maniera differente a seconda del cavallo e del carattere che ha. Ricorda però sempre l'aspetto più importante del montare a cavallo, ovvero che tu e lui siete un binomio, quindi concedi sempre a te e al tuo cavallo tutto il tempo necessario per raggiungere l'obiettivo, senza forzarlo. Spero di esserti stato utile con questo video. Ci vediamo presto!